Ciao bello, come va? Sono Lauridis. Ti piace la macchina? Guarda che bella. Se imparo a parlare, serve una cosa positiva per i video. Bella macchina, bella macchina. Vuoi vedere rossa? Guarda rossa che bella. Guarda rossa. Oggi facciamo una cosa più particolare. Non analizziamo una partita che ho fatto in solo standard, ma una che ho fatto col team. Cioè, sono questi due ragazzi con cui gioco. Giochiamo insieme da un mesetto, quindi ancora non siamo affiatati. Comunque, sono belle partite. Però ho deciso che faccio delle partite a livelli alti, quindi soltanto quelle con ex campioni oppure pro. Ad esempio, questa è contro Skyline. Vedi, RLCS Contender. Penso che se non lo conosci è un pro di Rocket League. Per le prossime due magari faccio vedere quelle contro il team Pulse, ovvero il team di MK, che sarebbe... MK sarebbe quello che fa i passaggi a Jayzer. Se non conosci Jayzer, vedere il suo canale perché è una bestia, è un freestyler assurdo. E via così. Cioè, faccio delle partite contro campioni, contro persone che sanno giocare. Ad esempio, MK ha 2000 passatore di gioco, Skyline è arrivato alto durante l'RLCS, e non so parlare, quindi andiamo a inizio partita. Il problema cos'è? Che in questa partita io sto provando le macchine, quindi ho l'Octane. Ed è successo per un po' di tempo fa, quindi ho anche le ruote schifosissime della Masamune. Comunque, andiamo all'inizio. Uso l'Octane. Quindi non mi ricordo neanche come ho giocato. La battuta la vinco. E perché la vinco? Allora faccio un'analisi un po' più dettagliata. Andiamo al rallentatore, 25%. Serve la pausa qua. Perché vinco questo kickoff? Siamo andati entrambi per il fast kickoff. Però quella è la differenza. Lui è arrivato col dodge molto più avanti e sotto palla. Io invece sono arrivato qua col rimbalzo. Cioè sono atterrato qui e ho risaltato. Quindi vado a prendere la palla in alto. Vedi, verso il centro. Lui la prende bassa. Siccome non arriva così in anticipo, perché ho fatto anch'io il fast kickoff, vinco io. E infatti, puff, vittoria. Purtroppo non riesco a riprenderla. I miei compagni sono, li chiamiamo DK e Blackstar. Facciamo così. Siamo difensivi, vedo cosa succede, perché è la prima volta che li incontriamo, quindi non sappiamo se sono molto aggressivi, come giocano. Sappiamo che Skyline è bravo, e infatti si vede subito, porca miseria a lui. Questo è stato un miss. Sono andato sul muro per bloccare il tiro, ma l'ha missata, quindi è tranquilla. Qui non la tira. Allora, guarda che succede. Qui avrei potuto rinviarla, però avrei preso il controllo. Quindi me l'appoggio al muro. E purtroppo lo capisce e mi frega. Non pensavo di averla fatta. E faccio segnare loro. Ok. Faccio schifo. Quella giocata faccia schifo. L'ha capita, porca miseria. Un altro fast kickoff. E lo vinco di nuovo. Perché sono andato più avanti un'altra volta. Dai, no, più avanti. Perché sono arrivato colpendo la palla verso il centro. Gli lascio il tocco e aspetto il rimbalzo. E qua l'ammazzo per andare a continuare subito. Vedo che arriva, ma la metto più alta. E qui vediamo che faccio. Ah, dribble. Dribble e va dentro. Ottimo. Sono bravo. So giocare. Non è vero, faccio schifo. Qua c'è un errore. Qualcuno durante le competizioni deve sempre seguire il kickoff. Pensavo andasse il mio amico. Erano le prime partite e facevamo insieme, quindi ancora non eravamo molto affiatati. E neanche ora siamo affiatati. Comunque avrei dovuto seguirla io a questo punto, perché lui è andato per il boost. Infatti guarda quanto sono in ritardo. Quello sarebbe dovuto essere un gol. Quello era un bel passaggio, però troppo lento, troppo basso. Intriga. Aspettiamo, vediamo che succede. Niente, questo sarà un rinvio facile. Sì. Ah no. Che ho fatto qui? Allora, qui la volevo prendere bassa per portarmela. E faccio il doppio tocco col culo, che è andato abbastanza bene. E poi cerco di mettermi in sesto, ma mi spingono. E il passaggio è pure abbastanza lento di Blackstar. Ecco, faccio un bel salvataggio. Salvataggio. Allora, rivediamo di nuovo l'azione. Qui volevo portarla bassa. Purtroppo la macchina mi si gira perché la prendo troppo bassa. Anche perché con l'Octane non sono abituato a giocare. Non sono veramente abituato. Qua mi spinge, cerco di andare, ma il passaggio non è buono. Quindi comincio a tornare perché vedo che Skyline ha il tiro. E vado a fare il salvataggio, che mi viene anche abbastanza bene. Qua purtroppo è un piccolo scontro. Vado per il boost e lascio la palla al mio compagno. Ammazzo, qui l'ammazzo sì, infatti. Qui l'ammazzo sul lato. Se metti la palla sui lati, quindi sul corner, sugli angoli, è più difficile per loro andare a segnare. E qua che faccio? Vediamo. Non mi è piaciuto tanto questo tocco, però lo posso seguire, sì. Ok, molto meglio. Aia, quello ha fatto male. Cosa si aspetta? Vediamo che succede. Una bella azione. Qua sarei già dovuto andare. Purtroppo
Col momento ero indeciso. L'indecisione ti frega nelle partite. Questo è un tocco orribile di Black, veramente brutto. Però non c'è nessuno, quindi va bene così. Qua opto per il rinvio a forte, ma lo capisce. Questo invece prova a bloccare il tiro, però alla fine riesco a tirare io prima di lui. Ottimo, ottimo, ottimo. E qua frego il boost. Bel passaggio, se riesco a... peccato, fanculo. Sarebbe stato un bel redirect. Qua c'è semplicemente un miss, niente di che. E se riesco a dribblarla, ma mi sa di no, la passo al centro, sì sì. Purtroppo la missa, peccato. Sarebbe stato un bel tiro. Miss, doppio miss, e di nuovo... diciamo quello più un passaggio, non so se è un passaggio. Questo senso cerco di passarla, ma la miss in modo veramente brutto. Oggi non so parlare, sono contento. Aspetto, qua fregando il boost. E di poco di nuovo, porca miseria, sarebbe stato un altro tiro. E un altro gol quello. Provo a passarla, però il mio compagno è veramente indietro. Non so perché sia così indietro. Ma come ho detto, sono le prime partite insieme, quindi non c'è neanche tanta fiducia ancora. Quello era un tentativo di salvataggio, ma l'ho sbagliato terribilmente. Bellissimo questo tocco, veramente bello. Quindi mi dà respiro al team e posso prendere il boost finalmente. Qui non mi aspettavo il tocco sul muro, perché, cioè non sul muro, sul tetto, perché sono un po' ritardato, quindi non ho volato in maniera inutile. Ok, qui cosa volevo fare? Torniamo indietro. Allora, stavo ruotando. Vedo che chiamiamolo di che sta tornando in porta, quindi vado io. E qua voglio farlo saltare, semplicemente. Basta, questo è il mio intento. Questo poteva essere un altro redirect, ma porca miseria, ho mancato di nuovo. E vediamo che succede ora. Niente, miss. Provo il blocco, ma lo capisce e me la butta a destra. Un po' stronzetto sto skyline, E qui aspetto il passaggio, me lo chiamo e boom, bitch. In questo momento, invece di tornare tutto in porta, vedo che il mio compagno può andare sulla palla. E mi chiamo il pallone, cioè dico passa, mi vedi, cerca di passarmela. E in quel senso lui mi vede e viene un tiro perfetto. Questo è un bellissimo tiro, una bella azione, un bel tiro. E loro non se l'aspettavano. Poi vediamo se qualcuno... Ecco, vedi qua di nuovo, nessuno ha seguito perché penso che vada lui e invece non va perché va al boost. Quindi alle prossime partite già andrò io, ormai vado io quasi sempre per il follow e lui sta in porta. Anche perché lui è un giocatore più difensivo, quindi ormai ho capito come gioca. A me serve il boost qua. Meno male che lui la stoppa bassa e posso prenderlo. Qua andiamo insieme sulla palla, non è un problema. E qui sbaglio il volo. Erroraccio mio, devo frenare prima di saltare. Aspetto il tocco dei miei compagni, ma non viene nessuno, non so perché, sono tutti e due indietro. E questo è un bruttissimo tocco del mio compagno di nuovo, di Blackstar. Questo invece è un bel tocco, perde tempo. Sto in porta. Seguo perché lui è stato spinto indietro, quindi gli prendo il suo posto. Però già ritorno perché? Perché non ho boost. E potevo prendere quello... Qua potevo prendere il boost a metà campo, non so perché non l'ho fatto. Comunque la partita è finita. Fammi sapere se ti piace vedere questi tipi di partita. Skyline comunque è un bravissimo giocatore, mi piace come gioca. Detto questo, spero che il video ti sia piaciuto, che ti sia servito. Noi ci vediamo al prossimo, ciao ciao.